Ciao ragazzi, benvenuti alla botteguccia dei sigilli da parte del Teo Crackaparte. Questa sera abbiamo una puntata in cui andiamo a mettere in crisi, a provare a mettere in crisi quelle che sono le basi della scienza costituita riguardo all'astronomia, all'origine dell'universo e contemporaneamente all'origine delle religioni, allo sviluppo e all'evoluzione della specie umana all'interno del nostro pianeta e contemporaneamente però anche tutte quelle teorie che in una maniera o nell'altra vorrebbero, come dire, definirci come figli di qualche dio, per esempio, arrivato in navicella. Ragazzi, io metto le mani avanti. Per anni mi sono nutrito assolutamente di queste possibili teorie, non ho messo da parte nulla perché viviamo in una condizione in cui fare delle ipotesi è fondamentale, ma prendere delle posizioni, come dire, granitiche è la maggiore idiozia che potremmo fare. E andiamo a vedere delle alternative relative a una sequenza di impatti cometari o di frammenti cometari che fanno parte praticamente degli studi che hanno occupato sostanzialmente tutta la vita di questo signore qua, Fred Hoyle, uno dei più grandi fisici e astronomi che si siano praticamente messi in luce nella storia dell'uomo, a cui è stata dedicata tra l'altro una statua davanti all'Istituto di Ricerca Teorica di Kavli in California, ma indipendentemente da ciò è stata una persona molto molto problematica perché non si è risparmiato, non ha praticamente tenuto dentro di sé la necessità di dare agli scienziati dell'establishment, sostanzialmente dei creazionisti, e vedremo perché, soprattutto in relazione all'origine stessa dell'universo e a quella che è la teoria del Big Bang. Tra l'altro è stato lui a creare il termine Big Bang in maniera satirica, il grande scoppio che avrebbe dovuto creare dell'ordine dell'universo senza delle leggi preordinate, ma poi ha unito gli sforzi a quelli che sono stati gli studi e le ricerche di due astronomi molto molto importanti, William Napier e Victor Klub, che hanno sostanzialmente inserito la possibilità del passaggio di una meteora, di una cometa, scusate, super gigante all'interno del sistema solare, che frantumatasi in vari pezzi potrebbe spiegare effettivamente tutta una serie di dettagli che io ho inserito nella presentazione del video. Quindi le piramidi, come mai l'evoluzione stessa dell'uomo e delle religioni, la fine delle glaciazioni che ha portato alla possibilità dell'avvento, insomma, del genere umano così come lo conosciamo. Fred Hoyle è stato sicuramente un personaggio controverso, ma c'è da dare credito almeno a quello che vedremo questa sera per mettersi, come dire, una pulce nell'orecchio in più, come sempre io tendo a fare alla botteguccia dei sigilli, indipendentemente da quelle che sono, come dire, i punti che vogliamo tenerci fermi e tutte quelle che sono le passioni. Io volevo, tra l'altro, scusate ragazzi, questa è una questione pienamente artistica, perché voi sapete, insomma, che io principalmente sono un pittore, uno scrittore, e volevo ringraziare una persona in diretta questa sera, perché amica Loretta Mascherini è andata a comprare due elementi della mia produzione artistica, quindi due quadri, un elemento delle vecchie crosswords combattenti, come li chiamo io, Gabba Gabba Al, con riferimenti a quello che è 2001 Odissea nello spazio, e poi un elemento delle ballerine, ecco, ed è praticamente andata a comprarli contemporaneamente due, e meritava davvero decisamente un ringraziamento. Grazie mille Loretta Mascherini di Pari, in provincia di Grosseto.
Detto ciò, che è un elemento un po' alla mai buongiorno, però ragazzi, effettivamente la mia occupazione primaria, al di là della ricerca e della passione per questi argomenti, è quella del pittore e dello scrittore, per cui Loretta andava veramente ringraziata per questo doppio acquisto. Detto ciò, andiamo direttamente al punto. Fred Hoyle, che cosa ci ha detto? Ragazzi, tutto quello che noi chiamiamo origine dell'universo, evoluzione, evoluzione delle religioni, potrebbe non avere nulla a che fare né in particolare con la scienza, così come è stata descritta, che ha particolari buchi nell'evoluzionismo, in quello che è lo studio delle religioni, né eventualmente con alcune teorie che anche io stesso per anni ho considerato plausibili di un intervento, come dire, extraterrestre che può far parte anche dei racconti, come dire, un po' pari, no? In giro per il mondo nelle diverse zone e religioni differenti. Fred Hoyle innanzitutto si è dedicato a fare una serie di ricerche, una serie di conferenze che partivano dall'origine dell'universo. Tenete conto che è stato un fisico, il fisico che ha praticamente promosso la nucleosintesi stellare, quindi ha spiegato esattamente come vengono generati gli atomi dei vari elementi all'interno delle stelle, nel loro contributo vitale alle galassie e all'universo, ma è stato molto critico in particolare a partire dal Big Bang. Come cavolo è possibile che effettivamente da un punto nel nulla, senza nessun tipo di programma preordinato, sia nato tutto l'universo in maniera così perfettamente, come dire, così perfettamente accordata? Ecco, questo è il termine, preciso che viene spesso utilizzato anche da quelle persone che stanno un po' qua con il creazionismo, un po' là con quella che è la scienza dello sviluppo dell'universo. Una cosa è certa, in tutte quelle zone in cui la conoscenza è certa, normalmente tendenzialmente gli scienziati si occupano in maniera abbastanza facile, in maniera collettiva, di quello che è la soluzione dei problemi. Il problema è che dobbiamo considerare che laddove i problemi relativi, per esempio, all'evoluzione dell'universo e all'evoluzione degli esseri umani non si fanno risolvere in maniera così efficace, c'è probabilmente qualcosa di sbagliato. E Fred Hoyle intendeva che l'universo è probabilmente uno degli elementi in cui più spudoratamente, lui dice, si tende a spacciare lucciole, per lanterne. Lui dice sostanzialmente in quelli 10 alla meno 43, quindi una frazione incredibile di un secondo, e 10 alla meno 23, praticamente l'universo dal Big Bang in poi, da questo grande scoppio, si sarebbe creato in maniera tutto sommato abbastanza ordinata, come se sapesse a priori effettivamente che cosa doveva fare. Tendenzialmente lui dice le esplosioni non portano a una situazione ordinata e non ci viene spiegato in nessuna maniera ancora oggi come l'universo sia strutturato in questo modo. Non c'è sostanzialmente un nesso chiaro e preciso tra gli eventi dei primi secondi dell'universo e quelli successivi. Sembrerebbe quasi che manchi il rapporto esattamente importante, che nella scienza è fondamentale, tra causa ed effetto. L'universo, in molte delle sue caratteristiche, per esempio per citare, ma senza andare troppo a fondo dei dettagli pienamente scientifici, per citare la quantità di neutrini necessari allo sviluppo ordinato e all'espansione al ritmo giusto dell'universo, coerente con quello che si vede, sostanzialmente sembrerebbe quasi che l'universo, prima di fare questo grande botto che lui ha definito in questa maniera, in modo diciamo un pochettino satirico, sapesse già esattamente questa come una certa quantità di informazioni che sembrerebbero mettere l'universo, come abbiamo detto prima, in una condizione di essere talmente ben accordato da mettere molti dubbi, insomma, alle persone senzienti, alle persone che si pongono questo tipo di domande. Anche l'evoluzione della vita, tutto sommato, per quello che è stato studiato all'interno della Terra, è particolarmente curiosa, perché se noi volessimo porre la durata della vita, lunga come una sola giornata, per quello che conosciamo,
delle ultime 20 ore da quello che sono i reperti fossili, sostanzialmente viene dimostrata che la vita è iniziata più di 20 ore fa, ma contemporaneamente, nelle prime 3 ore e mezzo, lui dice non è possibile perché era bombardata da proiettili con una violenza tale da rendere sostanzialmente tutto fuso e caldissimo, non è rimasto una prova. Quindi vuol dire che la vita come noi la conosciamo nell'arco di 24 ore dovrebbe essere nata in una mezz'oretta, tra le 3:30 e le 4 del mattino. Fred Hoyle rappresenta questo come uno dei punti fondamentali per i quali bisognerebbe trovare effettivamente delle prove. Bisogna contare che, insomma, tutto quello che è stato delle rocce ai tempi è andato perso sostanzialmente per il riscaldamento e per il bombardamento iniziale, il bombardamento tardivo, tutti elementi che vengono descritti dagli scienziati in maniera molto molto chiara. Se l'ipotesi dell'evoluzione che viene sostenuta effettivamente è quella fra Darwin e i suoi collaboratori, e in particolare Alfred Russel Wallace, che fece della ricerca evoluzionistica grazie ai campioni in Sud America, nelle foreste, la ragione della sua vita, bisognerebbe sostanzialmente considerare che i piccoli cambiamenti si producono in maniera lenta, mentre quelli grandi praticamente con una velocità che non sono documentati in nessun reperto fossile, perché non c'è la possibilità effettivamente di andare a riprendere, fare una fotografia di un evento che potrebbe essere, che cosa, ragazzi, il centro della nostra serata. Probabilmente una serie di eventi di tipo cometario che possono aver sconvolto in maniera, diciamo, molto antica e molto più recente lo sviluppo dell'evoluzione. Alfred Russel Wallace stesso, che dedicò tutta la vita praticamente allo studio della selezione naturale, dedicò a questo tipo di approccio fondamentale, cioè questo tipo di approccio che mette dei dubbi invece di voler avere delle certezze granitiche come quelle di Darwin. Bisogna dargli credito perché ha dedicato sostanzialmente tutta la sua vita allo studio dell'evoluzione biologica, trascorreva la vita fra le tribù primitive, e meglio di lui, insomma, è difficile trovare una persona storica che conosca a tutti gli effetti come si è evoluto l'utilizzo delle facoltà, quelle che lui chiama primarie, e delle facoltà che invece chiama come facoltà eccellenti dell'uomo. Quindi sostanzialmente le variazioni minime individuali all'interno della selezione naturale probabilmente dipendono effettivamente da piccoli cambi, ma quelle con una variazione individuale massima, per esempio quelle non necessarie per la sopravvivenza, ne dico una, l'eccellenza all'interno dell'arte, della musica, ok? Tendenzialmente devono essere spiegate in un'altra maniera. È evidente, lui dice, che queste facoltà sono comunque di origine genetica, però questo si collega a quello che ho detto prima. Sembrerebbe quasi che la natura abbia dotato i singoli animali, i singoli esseri viventi, della capacità di avere una certa quantità di qualità che non gli servono fondamentalmente per la propria evoluzione e per la propria stretta sopravvivenza. Questo è un dettaglio che effettivamente si allontana sia da un'idea della scienza classica di evoluzionismo e del darwinismo, ma si allontana ovviamente da un'idea del creazionismo nel momento in cui si voglia solo ed esclusivamente spiegarlo con l'intervento di un Dio, che è quello di cui lui accusa fondamentalmente l'elite internazionale degli scienziati, che accuserà, insomma, l'elite internazionale degli scienziati, ovviamente scavando un solco fra se stesso, e poi vedremo durante la puntata anche con tutte quelle che sono le alternative di visione che in qualche maniera potrebbero far riferimento a degli dèi calati dall'alto, anche vedremo nell'interpretazione della motivazione della forma delle piramidi, del perché sono lì, eccetera. Quindi decisamente qualcosa di molto molto particolare. Veniamo alle ere glaciali, perché questo è fondamentale. È una delle parti fondamentali perché da 13.000 anni a questa parte, momento storico in cui si fonda anche l'evoluzione citata in molti testi sacri come un'evoluzione che vede degli dèi scendere dal cielo. E ragazzi, ripeto, io non voglio fare il bastian contrario, lo sono e mi piace esserlo, però non lo faccio così approfonditamente su cose che ho studiato e che mi hanno appassionato per anni, però va presa in considerazione.
13.000 anni fa, New York, per esempio, così come l'Inghilterra, erano zone completamente coperte dai ghiacci. La Scandinavia, l'America del Nord, e sostanzialmente in una maniera velocissima, questi ghiacciai scomparvero nell'arco di una generazione umana, ok? Probabilmente. E come lo sappiamo con certezza? Perché queste non sono cazzate, non sono cose che vengono dette così. Lo sappiamo perché la stessa attenzione e abitudine alla ricerca degli scienziati li ha portati a studiare, per esempio, i resti degli scarafaggi all'interno di tutte le zone delle profondità dei laghi sommersi e disseccati dell'Inghilterra, in tutte le zone fangose che sono diventate praticamente materiale per creare dei reperti storici. Gli scarafaggi sostanzialmente vivono in alcuni habitat molto molto contenuti, cioè alcuni vivono dai 10 agli 8 gradi, piuttosto che altri prosperano fra i 12 e i 16 gradi, ma tendenzialmente hanno delle differenze all'interno della specie che sono estremamente dettagliate. Gli strati di fango rappresentano direttamente le variazioni delle temperature estive in Gran Bretagna 13.000 anni fa e rappresentano la velocità con cui effettivamente le ere glaciali sembrerebbero essersi allontanate, così come, se andiamo un pochettino più indietro, 40.000 anni fa all'interno dell'Europa del Nord, che è il periodo sostanzialmente legato alla comparsa dell'Homo sapiens. Adesso non vogliamo qui approfondire la maniera in cui comparve in Europa, se uscito o no dall'Africa, eccetera. Iniziò comunque l'arte delle pitture rupestri, e anche lì il riscaldamento globale che ha portato sostanzialmente al scioglimento dei ghiacci alla fine di un'era glaciale è stato praticamente improvviso, anche lì andando a studiare l'evoluzione, ragazzi, proprio degli scarafaggi e il loro allontanamento, la presenza o l'assenza in zone sostanzialmente di fango, di sezioni di fango uno sopra l'altro. È lo stesso fenomeno che avverrà 13.000 anni fa e che poi aprirà quella che è l'evoluzione, fra virgolette, dell'essere umano moderno. Un'altra vampata dopo i 13.000 si ebbe attorno ai 10.000 anni fa. Dopo vi faccio vedere quello che è una scheda, insomma, di quella che è la teoria di Hoyle, che va a unirsi alla scoperta di una cometa gigante da parte di Napier e di Klug. Sta di fatto che quella vampata portò praticamente il clima terrestre fuori dall'era glaciale nell'arco di pochissimo tempo, un arco sostanzialmente di addirittura due generazioni, che viene praticamente considerato assolutamente inconsistente relativo a una questione di evoluzione di riscaldamento solare continuato, anche perché per poter affermare, per poter creare un'era glaciale e poterla effettivamente distruggere, devono esserci delle condizioni di foschia, di mantenimento dell'effetto serra o di eliminazione dell'effetto serra, di irradiazione solare o di eliminazione dell'irradiazione solare, ma soprattutto di riscaldamento degli oceani, che non sono noccioline. Non è questione che possa essere creata da un'eruzione vulcanica e che possa essere effettivamente portata a termine in centinaia di anni se non c'è una foschia che va a chiudere l'irradiazione, o se questa se ne va, o se non c'è un avvenimento che possa riscaldare gli oceani in maniera praticamente immediata. Questo è il punto. Più che la creazione di quelle che sono le ere glaciali, quello che può interessare Fred Hoyle, che poteva interessare Fred Hoyle e noi, è il ribaltamento di queste, quindi l'eliminazione di un'era glaciale e l'inizio dell'evoluzione dell'uomo vero e proprio, a partire dell'uomo moderno, a partire da 10.000 anni fa. Che cosa può ribaltare in un attimo una situazione che si sta protraendo da decine di migliaia di anni? Deve trattarsi probabilmente di un evento catastrofico, potrebbe trattarsi di un evento capace di spazzare via la foschia che mantiene l'effetto serra o che mantiene sostanzialmente la luce solare lontana dall'irradiazione, deve eventualmente accrescere in questo caso l'effetto serra in modo da far risalire la temperatura ed evaporazione del vapore acqueo e creare anche le nubi e quindi le piogge, ma contemporaneamente deve anche riscaldarsi l'oceano. Ragazzi, la differenza tra un oceano freddo e un oceano caldo, per quelli che sono gli studi oggigiorno, corrisponde a 10 anni di luce solare in arrivo, praticamente a quello che potrebbe essere
la corrispondenza di una certa quantità di acqua che viene buttata nella stratosfera, sparata nella stratosfera a causa di un avvenimento immediato che vada a colpire un oceano. Secondo Hoyle, secondo Napier, secondo Klug, e onestamente io lo sto mettendo al vaglio perché mi sembra abbastanza plausibile per tutto quello che andremo a vedere, un evento catastrofico di questo genere potrebbe essere effettivamente la caduta non di una cometa necessariamente per intero, capace di sconvolgere addirittura probabilmente l'asse solare, ma una porzione di una cometa sufficientemente grande da sparare in aria praticamente 10 miliardi di tonnellate di acqua e tenerla per 10 anni all'interno della stratosfera. Una singola eruzione vulcanica, qualche volta abbiamo anche visto qualcosa del genere, ha rovinato dei raccolti, eccetera, non sarebbe in grado di andare ad alterare una situazione del genere. Questa è l'ipotesi iniziale per quanto riguarda le glaciazioni di Klug Napier, la comparsa praticamente su un'orbita periodica di una grande cometa gigante simile a quella della cometa di Halley, ma molto più grossa, che sia in grado effettivamente di frantumarsi e andare a impattare in alcuni momenti con quantità di piccoli, fra virgolette, detriti di un centinaio di metri per decine di anni il pianeta in alcune situazioni, oppure con un detrito molto grosso che vada a sconvolgere effettivamente e a cambiare in maniera immediata la condizione di un'era glaciale e andare a favorire, per esempio nel nostro caso, negli ultimi 10.000 anni il cambio totale dell'ecosistema e anche l'affermarsi di una creatura superiore, se vogliamo chiamarci così, come l'essere umano. Ovviamente le comete normalmente si trovano molto lontane dall'essere periodiche vicino al passaggio all'interno del pianeta, ma per esempio il passaggio della galassia vicino a una nube molecolare in termini gravitazionali e poi l'attrazione gravitazionale dei pianeti esterni potrebbe modificare l'orbita di una cometa, come effettivamente è avvenuto con la cometa di Halley. E oltretutto, sostanzialmente, attenzione che le comete non sono delle palle di neve eventualmente nerastre come vengono descritte. C'è un procedimento che va a creare delle vere e proprie enormi ammassi di ghiaccio condensato con all'interno anche degli idrocarburi, quindi degli elementi che possono in qualche maniera richiamare la vita e che, come ha fatto la cometa di Halley anche molto dopo il passaggio ravvicinato al Sole, ha continuato per motivi di pressione interna a disintegrarsi, a distruggersi in pezzi e a formare sostanzialmente una coda di frammenti che potrebbe andare a interessare il pianeta in determinati momenti. Loro vedranno, ce lo proporranno ogni 1400 anni, circa 1500 anni, e andare a modificare l'intero ecosistema di un pianeta. Giustamente, secondo me, Fred Hoyle è venuto a dirci: quando ho visto queste coincidenze, quindi la nube molecolare, la modifica di quello che è il passaggio di una cometa, contemporaneamente il passaggio all'interno dei pianeti interni, la conoscenza di due coincidenze gli ha fatto considerare la terza coincidenza, cioè la modifica delle ere glaciali e l'evoluzione dell'essere umano, come qualcosa di troppo. In questo caso c'è l'unica debolezza, secondo me, di quello che è il discorso di Fred Hoyle, ma va preso in considerazione. Lui sostanzialmente elimina una terza possibile coincidenza inserendo il principio antropico, cioè nel momento in cui noi ci siamo evoluti in questa maniera e tutte le condizioni si sono allineate perché ciò succeda, possiamo inserire un'autogiustificazione della terza coincidenza, che sarebbe di troppo, cioè noi. Da questo punto di vista lui ha incominciato, insieme allo studio di questa supercometa, grazie a Victor Klug e Napier, a fare una ipotesi che riguarda l'intera storia della civiltà. L'intera storia della civiltà sarebbe causata, favorita o distrutta dall'arrivo di una cometa gigante periodica su un'orbita che interseca sostanzialmente quella della Terra circa 15.000 anni fa, con dei passaggi ravvicinati di grossi frammenti circa 13.000 e poi 10.700 anni fa, e con passaggi anche di bombardamenti tardivi
che potrebbero aver rappresentato, per esempio, quelle incredibili lotte tra gli dei che sono state viste in cielo esattamente più o meno in queste porzioni di tempo, ma anche poi più tardi durante gli avvenimenti della Bibbia, in modo tale da giustificare queste armi nel cosmo che potrebbero essere effettivamente nient'altro che grandissime, grandissime piogge di porzioni della cometa. La cometa, ragazzi, come abbiamo detto, non è in generale una palla di neve, è una certa quantità di acqua che continua a fuoriuscire da un nucleo centrale in modo tale da fare strato su strato su strato e andare a rinchiudere all'interno sia delle sostanze come l'acqua, sia delle sostanze più volatili come gli idrocarburi, per esempio, che peraltro giustificherebbero nel momento in cui escono con una pressione incredibile dalla cometa, giustificherebbero il suo frantumarsi e non il suo sciogliersi, come è stato suggerito dalla scienza, per fare in modo di evitare l'idea degli impatti continuativi, quindi di frantumarsi in tante porzioni, di frantumarsi in una vera e propria coda, ma in questo caso di frammenti, e eventualmente di bruciarsi, così come avevano visto la cometa di Halley leggermente nerastra, a causa proprio di quegli idrocarburi. Quindi tutte queste cose si spiegano dalla scienza proprio all'interno della scienza. Questo è più o meno il principio di creazione e poi di frantumazione delle comete, che potrebbero arrivare a subire una pressione tale da rappresentare a tutti gli effetti una coda, non una chioma, una coda di frammenti in grado di andare a modificare sia nel nostro caso le ere glaciali che con ciò che è successo dopo in termini di evoluzione della società umana a causa di due elementi fondamentali: i bombardamenti dei piccoli frammenti ripetuti in periodi di avvicinamento della cometa oramai in pezzi, potrebbero aver, per esempio, rappresentato la scoperta del rame sciolto. Ragazzi, pensare di andare a utilizzare la pietra e scioglierla ai tempi in cui ce lo raccontano, 6.000, 5.000, 4.700 anni fa, e pensare di sciogliere la pietra per andare a recuperare il rame per poi farne degli utensili oppure delle armi, è veramente qualcosa che va al di fuori dell'evoluzione normale del periodo in cui ci si trovava in quel momento, okay, di evoluzione della specie umana. Che questo sia avvenuto, vedremo, in maniera variabile in giro per tutta la Terra, è veramente qualcosa di inaccettabile. Però, ancora una volta, così come è avvenuto a Tunguska nel 1908, quindi una collisione sostanzialmente di un pezzo di questa cometa ridotto sostanzialmente a 1 milione di tonnellate, a un diametro non più grosso di 100 metri, caduto il 1 luglio del 1908, peraltro visto anche da diversi testimoni in Inghilterra a 4.000 km di distanza in termini di bagliore, fu sostanzialmente uno di quegli eventi che possono rappresentare un bombardamento più abbondante, che giustificherebbe quello che vi ho introdotto adesso, cioè eventi di questo genere a scadenza annuale. Invece, nel momento stesso in cui la cometa si è appena frantumata, quindi ha una coda estremamente lunga di frammenti, tra virgolette, piccoli, potrebbe sciogliere uno dei principali misteri della preistoria, la scoperta della fusione dei metalli, come abbiamo detto. Ripeto, ragazzi, l'eventualità di ottenere del metallo lucido a partire dalla fusione di un pezzo di roccia è talmente inconcepibile e astratta per l'essere umano da essere veramente difficile da studiare, come minimo. A lungo si è cercato di capirla questa cosa, come mai effettivamente degli scavi archeologici, tra l'altro, avessero trovato il fatto che in tantissimi posti diversi della Terra, senza una reale congiunzione e senza una possibilità di comunicazione o di diffusione, appunto, la teoria della diffusione delle genti attorno al 4000 avanti Cristo, potessero giustificare il fatto che tantissime popolazioni che non avevano quella mobilità avessero scoperto sostanzialmente l'utilizzo del rame immediatamente. E questo comunque non spiega il fatto del
come mai, se c'è stato un centro di conoscenza e di creazione dell'utilizzo del rame, questo abbia effettivamente, secondo gli scienziati standard, abbia giustificato la scoperta dell'utilizzo del rame in vari posti della Terra, con comunicazione, con spostamento, ma non gli stessi artefatti. Quindi sostanzialmente non gli stessi oggetti. È come se io andassi a dire al mio vicino di casa che abita 400 chilometri, un vicino di casa molto molto lontano, e andassi a dire: guarda, io ti insegno a utilizzare il grano per fare il pane, ma nessuna delle forme del pane che io faccio ti rimane sostanzialmente in mente. Tu farai del pane sempre e comunque diverso. Che questo succeda una volta può anche capitare statisticamente. Che questo succeda sostanzialmente in tutto il mondo, beh, qual è il punto? Il punto è che l'idea di un bombardamento iniziale delle prime porzioni della cometa, divisa in tantissimi pezzi relativamente piccoli di 100 metri, che sono caduti e hanno fatto sostanzialmente sciogliere il rame laddove affiorava in diverse parti molto diverse fra di loro, è abbastanza plausibile rispetto alla possibilità della comunicazione da un punto solo e dalla, come dire, invenzione dell'utilizzo del metallo battuto per poi farne addirittura delle armi, che sarebbero state tra l'altro estremamente utili in quel caso da comunicare fra una popolazione e l'altra, sia per combattere contro le bestie feroci, sia per fare purtroppo dopo anche delle armi per fare guerra. Quindi questo è sicuramente qualcosa di determinante. Vi ho dato praticamente l'incipit di quella che è la teoria, l'idea che una cometa periodica possa essere passata, e tra l'altro, ragazzi, possa essere ancora là fuori, lasciando ancora molti detriti utilizzabili che sono pian piano venuti giù. Uno di questi è probabilmente proprio l'evento che riguarda il 1907 con la caduta, 1908, scusatemi, con la collisione di Tunguska. Lui prevederà una collisione non troppo lontana, ma adesso voglio farvi vedere quello che è l'elenco della periodicità che Hoyle ha messo a punto per giustificare quelli che saranno poi gli eventi principali dell'evoluzione umana e anche dell'evoluzione delle religioni così come noi le conosciamo, indipendentemente dalla volontà di voler credere a un Dio supremo, al Dio degli ebrei, dei cristiani, al Pantheon dei greci, piuttosto che addirittura a delle possibili contaminazioni di una provenienza aliena. Ecco, vi faccio vedere quello che è un piccolo prospetto che vi ho creato su quelle che sono le date degli impatti. Incominciamo a farci un'idea prima di andare a concludere il nostro discorso per la puntata in maniera decisamente più dettagliata per ognuno di questi eventi. Siamo nel 2000, nel 10.700, vedete un impatto enorme con un bolide, con un pezzo molto grosso, pone fine all'era glaciale. Nel 9.100 invece degli impatti minori, come abbiamo detto, bombardamenti più diffusi provocano l'estinzione dei mammut, che cadranno sostanzialmente nell'arco di pochissimo tempo, in alcuni casi sembrerebbe nell'arco di pochissime ore, all'interno dei mari che prima erano ghiacciati per poi righiacciare ed estinguersi. Nel 7500 a.C. un secondo impatto maggiore conferma la fine della nostra era glaciale, e nel 5900, come abbiamo detto, viene introdotta, grazie ai bombardamenti invece che si fanno sempre più piccoli, la fusione spontanea dei metalli, così come ancora una volta attorno a 1500-1600 anni dopo la fusione dei metalli dà l'inizio alle religioni omeriche. Nel 2700 ancora vedete che c'è una periodicità realistica, finisce la vecchia dinastia egizia, inizia la costruzione delle piramidi, e vedremo che abbiamo una spiegazione anche per questo, perlomeno una relazione delle piramidi con quella che è la periodicità della cometa. Ancora 1600 anni dopo, l'origine del giudaismo, con l'uscita effettivamente dall'Egitto e quelle che sono le visioni bibliche di Giosuè, con dei fuochi, con un sole che si ferma praticamente in orbita e che può ben essere rappresentato da quelle che sono un frammento più grosso di questa cometa insieme a quelli più piccoli. Poi abbiamo addirittura qualcosa che proprio non viene mai presa in considerazione, una reale
motivazione del declino dell'impero romano e dell'origine e dello spargersi dell'Islam, indipendentemente da quelle che sono le storie belliche relative ai barbari o oppure no. Quello che viene atteso per quanto concerne OIL è fra il 2050 e il 2070, quindi 1600 anni circa, un prossimo impatto probabilmente di scala ridotta, probabilmente più grosso rispetto a quello che è l'impatto che è stato l'impatto di Tunguska, ma sicuramente di scala ridotta rispetto a un impatto similare a quello che ha messo fine alle ere glaciali, anche perché bisogna considerare che un impatto di quel genere probabilmente metterebbe fine a quella che è la civilizzazione umana, senza dubbio. Ma vediamo effettivamente questa periodicità che io vi ho mostrato, vediamo che tipo di rapporto può avere con degli elementi, okay, che sono avvenuti all'interno della storia umana. Una divisione del nucleo in pezzi di un chilometro, insomma, effettivamente poi, e la frammentazione poi a diametri di 100 metri potrebbe, come abbiamo detto, andare a creare moltissimi eventi del tipo di Tunguska. Vanno a disporsi sostanzialmente a causa della frantumazione della cometa in vera e propria coda, quindi si distribuiscono lungo quella che è l'orbita cometaria e tendono sostanzialmente a fare un transito che in alcuni casi potrebbe durare decine di anni, andando a provocare qualcosa di particolare in talune situazioni della storia piuttosto che degli altri. Abbiamo parlato dei mammut che potrebbero essere stati vittima di un bombardamento continuativo di tanti, fra virgolette, piccoli pezzi che hanno frantumato gli oceani fino al punto di farli cadere negli oceani stessi e sostanzialmente e venire eliminati dalla terra perché ringhiottiti immediatamente dal mare ghiacciato, ma così come la fusione dei metalli nelle zone boschive, nelle zone abitate sostanzialmente dalle prime popolazioni nomadi. Questo potrebbe spiegare effettivamente come mai all'interno del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, dove le popolazioni vivevano principalmente di agricoltura, non siano riuscite a sconfiggere in maniera efficace i barbari, che erano dotati di armi fatte in metallo. Si può capire anche perché, per esempio, una pioggia di fuoco ripetitiva si sia scagliata su Sodoma e Gomorra, avvenimento biblico che, insomma, tutti conosciamo in maniera più o meno dettagliata, indipendentemente da quello che è il nostro legame con la religione, così come ho trattato il fatto che Giosuè, nei quelli che sono i dettagli biblici, ancora una volta, potesse aver visto in cielo un sole immobile, praticamente il bagliore lontano di una palla di fuoco, guarda caso simile a quello che alcuni testimoni in Inghilterra hanno visto nel 1908, alla distanza, pensate, di 4.000 chilometri dall'episodio di Tunguska. In questo caso Giosuè si può considerare che potesse trovarsi a una distanza non maggiore di 80-100 chilometri da quello che era stato il bagliore di uno degli avvenimenti alla Tunguska trattati nella Bibbia. Siamo già entrati, come vedete, all'interno delle questioni relative ai racconti religiosi. La città di Gerico è situata in una zona piuttosto sismica. È probabile che le sue mura possano essere state scosse per uno dei tanti terremoti, anche a ripetizione, creati da una serie di impatti alla Tunguska. Stiamo parlando quindi di uno sciame che ogni 1600 anni andrà praticamente a perdere consistenza e a perdere quantità di impatti nell'arco di una decina d'anni. Ok, però a quei tempi potevano essere, secondo quello che sono gli studi di questa mega cometa, qualcosa di veramente importante e ripetuto. Il racconto biblico, appunto, abbiamo detto, assomiglia molto a quella che è la testimonianza dei testimoni in Inghilterra per l'avvenimento di Tunguska, che venne in realtà studiato soltanto una ventina di anni dopo. Questi sono i primi le prime rilevanze relative alle religioni, ma insomma bisogna considerare che le affermazioni contenute nella Bibbia
potevano anche essere vere o meno, ma è difficile che non abbiano una corrispondenza con qualche prova esterna. Se la corrispondenza con qualche prova esterna viene mischiata a un'incapacità di considerare dal punto di vista scientifico quello che sta accadendo, ecco che abbiamo i risultati delle rappresentazioni bibliche che diventano sostanzialmente dei miti, come diventano dei miti anche quelli che possono rappresentare, per esempio, la storia dell'Oriente, per esempio nei racconti che potrebbero essere simili alle grandi battaglie citate nella Bhagavad Gita e quindi le battaglie relative alle origini dell'induismo, così come quelli che saranno poi i racconti omerici che andiamo a trattare fra poco. Tenete conto appunto che andare a presupporre la presenza di un dio o di dei, dipendentemente dai momenti storici, e contemporaneamente andare a considerare la poca preparazione o la nulla preparazione in termini scientifici, potrebbe aver spinto Giosuè, come abbiamo fatto vedere all'interno della mia slide, insomma, che vi ho preparato. Siamo già sostanzialmente alle visioni di Giosuè 1100 avanti Cristo. Potrebbe averlo spinto ad aver sentito le trombe nel cielo, i rumori, eccetera. Ecco, questo è assolutamente plausibile ed è consistente. Ma ho saltato, sono andato praticamente dalla fusione dei metalli a quella che è una posizione già biblica, perché uno dei punti più controversi della storia, e per carità più controversi da tutte le approcci, tutti gli approcci che riguardano la storia relativa per esempio all'alienismo, sono evidentemente quelli che relativi alle piramidi. Noi dobbiamo cercare di continuare a mantenere lo stesso tipo di approccio aperto ma contemporaneamente consistente che io ho tenuto finora in relazione a questa tesi di Fred Hoyle, altrimenti finiamo come la storia dei vichinghi che nel 935 dopo Cristo vennero sostanzialmente descritti come una popolazione perdente, che andarono a combattere inutilmente per fondamentalmente fare i fighi nei confronti dei sassoni, così viene raccontata anche da Winston Churchill stesso, per andare a magnificare la potenza dei sassoni, per poi venir sconfitti come dei poveri pirla fondamentalmente, pur essendo i vichinghi. È probabile che fossero malnutriti da 2 anni a causa di un'eruzione che è stata testimoniata a essere presente nel 935, e un'eruzione che aveva probabilmente distrutto i raccolti e la produzione di cibo sia dei vichinghi che dei celti che a loro si unirono. A quel punto andarono a chiedere del cibo ai sassoni in quella che noi chiamiamo piena Scozia e piena Inghilterra oggi, e probabilmente, dato che erano deboli, persero questo tipo di battaglia. Se non vogliamo avere questo approccio, che è un approccio ancora alla Giosuè, dobbiamo considerare che ci potrebbero essere delle motivazioni differenti anche per quelle che sono la costruzione, per esempio, delle piramidi, a quella che è stata la fine della vecchia dinastia egizia e alla fuga di quella che è il popolo ebraico, e alla creazione sostanzialmente di un nuovo monoteismo importante che permea ancora oggi la società insieme al cristianesimo. Praticamente dobbiamo passare anche dall'idea che questo bombardamento all'inizio delle religioni omeriche, partiamo da qua, siamo nel 4300 avanti Cristo, la fusione dei metalli e poi l'inizio di quelle che sono le religioni omeriche, potrebbe essere rappresentato, le battaglie nel cielo, da un bombardamento di quelli ancora abbondanti, e quindi tanti di quei frammenti di cometa potrebbero aver rappresentato queste battaglie nel Pantheon in alto, e poi un solo frammento enorme, guardate un po', potrebbe essere la rappresentazione di Zeus, il re degli dei, che tutti gli altri sconfigge, che tutti gli altri in termini sia gravitazionali che in termini di impatto poi va a portare via, e che rappresenta la folgore fondamentale. Iniziano quelle che sono le condizioni delle religioni omeriche,
l'Iliade, l'Odissea come racconti tipici del tempo che rappresentano ancora una volta l'assenza di qualsiasi volontà umana. Sembrerebbe quasi che, anzi, non sembra, è evidente che ci sia una dipendenza dall'idea che questo cielo sia terrificante, che sia portatore di sventure, al di là delle idee del combattimento degli dei nel cielo. Gli ascoltatori di Omero non sarebbero stati molto convinti se noi ci basassimo semplicemente su questo tipo di informazioni e se il cielo non fosse portatore di sventura in una maniera o nell'altra di per sé. Oltretutto c'è anche da considerare che Zeus era il capo degli dei, il primario, insomma, di tutte le figure del Pantheon, ma in realtà la paura consisteva in quella di annegare fondamentalmente in mare durante le tempeste. Ancora una volta, qui abbiamo sostanzialmente un Poseidone che ha un rango inferiore, ok, rispetto a Zeus, ma che paradossalmente spaventa di più. Ha in mano un pericolo reale sempre più importante rispetto a quello di Zeus. Questo perché? Perché qualcosa potrebbe essere caduto in mare e ripetutamente, cioè i nostri bombardamenti di frammenti di quella cometa che diventano sempre meno importanti, sempre meno frequenti, ma comunque importanti in quella fascia di un decennio, di un ventennio in cui cade una ripetizione, e di conseguenza la folgore di Zeus rappresenta sì come un impatto importante, ma non è così importante come la quantità di tutti gli altri impatti che cadendo in mare rendevano il mare, cioè l'ambiente di Poseidone, un posto sostanzialmente ingestibile. In questo modo arriviamo alla civiltà dell'Antico Egitto. Ragazzi, la civiltà dell'Antico Egitto è quella su cui si possono fare più polemiche, perché ovviamente i legami relativi al posizionamento delle piramidi rispetto alla cintura di Orione, eccetera, eccetera. Cioè, queste cose le conosciamo tutti, penso più o meno, o più o meno tutti hanno affrontato l'idea di un'origine aliena, di quello che potrebbero essere, dei trasmettitori dal punto di vista energetico, eccetera. Io prendo per buono tutto, dico solo che presento questa sera una tesi alternativa di Fred Hoyle che è consistente almeno in termini, come dire, fisici, materiali e anche temporali. Quale edificio potrebbe prestarsi meglio a superare l'onda d'urto di un oggetto cometario che cade sostanzialmente a 5 o 10 km sopra l'edificio facendo effetto bomba atomica, modello Tunguska, che ha spianato centinaia di chilometri di foresta? Francamente Fred Hoyle dice: io non ho in mente niente di più adatto rispetto a una piramide per potersi proteggere da questo tipo di situazione. In un periodo catastrofico del genere nessun capo umano poteva resistere alla potenza degli eventi naturali, di questo cielo terrificante, insomma, che faceva provenire la propria pioggia di fuoco, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un dio oppure no. Certo è che a quel punto bisognava creare sia una condizione di dipendenza dal cielo, sia trascendere l'autorità umana e immaginare un dio o degli dei. Ecco, la differenza fra dio e dei anche qui viene spiegata in maniera molto importante. Laddove c'è un impatto singolo molto molto grosso, dice Fred Hoyle, pericoloso, più evidente, viene di solito, avviene la nascita di una religione storicamente più incentrata su una figura singola. Laddove c'è un periodo di impatti cometari, di frammenti di cometa più abbondanti nel tempo, avviene la creazione di un vero e proprio pantheon, sia per quelle che sono le battaglie nel cielo, sia per quelle che sono i riferimenti in termini di confronti di forza. Allora, i faraoni egizi, che avevano come riferimento un pantheon a tutti gli effetti, che cosa potevano pensare di farsi costruire se non una sepoltura edificata sopra il livello del suolo e abbastanza robusta da poter resistere a un impatto che non arriva a terra ma si ferma come le bombe atomiche, purtroppo intelligentemente, a 5, 6, 7 chilometri di altezza per spianare tutto quello che c'era? Se queste erano le esigenze di un capo, beh, non potevano, secondo me, essere soddisfatte da nulla di meglio che una piramide imponente di pietra massiccia e compatta, con una capacità di andare a far defluire la potenza dell'esplosione letteralmente in termini piramidali. Questa è un'idea effettivamente alternativa a tutte quelle che anch'io ho bazzicato e che voi potreste aver bazzicato, che va presa in considerazione,
perché effettivamente, ragazzi, al di là degli studi energetici, dell'allineamento con quella che è la cintura di Orione, eccetera, che sono tutte cose consistenti, anche gli scritti relativi alle battaglie, sono affascinanti e mi continuano a far rimanere dubbioso. Però, se non fossero state costruite per questa ragione, dice Fred Hoyle, ed è consistente, sarebbero veramente strambi come edifici le piramidi. Evidentemente un evento più grosso e non un bombardamento continuo, ma un evento più grande attorno al XIII, al XII secolo, torniamo a vedere un attimino la nostra slide, deve essere successo per aver sostanzialmente creato l'origine, i presupposti dell'origine del giudaismo, nel quale periodo nel quale la forza lavoro, che era assegnata alla costruzione delle piramidi, ebbe l'occasione di fuggire dall'Egitto con quella, tra l'altro, evidente evento tipico, citato anche da Immanuel Velikovsky, di un frammento di cometa che arriva e va a imporre un tale impatto gravitazionale da separare le acque. Vi ricorda qualcosa? E quindi da permettere a quello che è il giudaismo di fuggire, a quello che è, scusate, l'origine della popolazione giudaica, fuggire e sottrarsi al controllo, dei faraoni. Fred Hoyle, non crede sostanzialmente all'esistenza degli ebrei prima dell'esodo, cosa che è assai probabile rispetto a queste condizioni e non solo, e a quel punto, al posto di quello che è un pantheon dei faraoni, rincominciò, a causa anche dell'avvento di questo singolo grosso oggetto più grande del solito, tornò a prevalere un dio unico, cioè Zeus per i greci e in particolare Yahweh per gli ebrei. Ovviamente quelle che sono le code di questi frammenti di cometa possono ogni tanto contenere solamente frammenti più piccoli che impattano in termini statistici la Terra, potrebbero contenere un elemento un pochettino più grande da generare anche un impatto dal punto di vista mentale decisamente più evidente. Chissà perché il Vaticano oggi ha effettivamente un grande osservatorio sostanzialmente segreto in Antartide, al di là dei discorsi di Nibiru, guardate un po', e dell'approccio, come dire, dei frammenti cometari rispetto a un singolo pianeta nascosto dietro l'orbita di Plutone, declassato con tutti i suoi pianetoidi legati, e questo va a in qualche maniera a definire anche che quelle che sono le pitture babilonesi, quindi c'è un legame anche da questo punto di vista. Ma dopo sostanzialmente questo impatto e la nascita della religione giudaica c'è stato un intervallo di tranquillità abbastanza lungo, che è pari più o meno a quello, ancora una volta, 1500-1600 anni. Ci sarà praticamente l'epoca classica, ci saranno quelli che vengono definiti i secoli bui del Medioevo, e poi ancora un altro periodo di tranquillità fino ai tempi moderni. Il giudaismo, da questo punto di vista, ha sempre evitato di riscivolare in ogni forma di politeismo. Da questo punto di vista è stato poi insidiato, da quella che è stata definita la setta cristiana, ma ha mantenuto ancora oggi l'idea di un Dio cupo, vendicativo, che viene trasformato dai cristiani poi in maniera benevola, ma tale rimane per quelli che sono gli ebrei, perché fondamentalmente l'idea di un vecchio cupo e vendicativo in termini di mito potrebbe servire in maniera decisamente più importante nel momento in cui dovesse avvenire un altro evento, tipo quello che originariamente loro hanno tenuto in mente, che ha generato la fuga dall'Egitto e che a quei tempi poteva essere considerato semplicemente un evento che doveva essere in qualche maniera legato alla presenza di una divinità singola, di un pezzo singolo di cometa che andava a creare sia la divisione del mare, la fuga, il favore e la creazione del futuro sviluppo. Gli ebrei hanno respinto una trasformazione del proprio Dio, come invece ha fatto la cristianità, e che sostanzialmente potrebbe complicare, ecco, l'andare a gestire un rapporto con un altro evento cometario nel futuro. Perché la cristianità si sia imposta e abbia avuto tutto questo successo? Beh, Hoyle lo descrive come un successo dal punto di vista semplicemente pubblicitario. Il verbo di Dio, del Dio cristiano, è stato diviso in varie versioni, in particolare quattro sono state ritenute affidabili, vengono portate
prima oralmente, poi vengono scritte e affidate a quella che è effettivamente la cultura della Chiesa, mentre gli ebrei continuano sostanzialmente a sopravvivere per virtù del Decalogo e rappresentano una civiltà che viene prima, una civiltà metastorica rispetto ai greci, agli egizi, i babilonesi, di nuovo Nibiru con quel pianeta nascosto, con tutti i pianetoidi, ricordiamo, e cerchiamo di uscire per esempio dal simbolismo e provare a pensare a una cometa già frantumata con un pezzo più grosso e tanti pezzi piccoli, quindi cerchiamo sempre di pensare a questo. Il cristianesimo ovviamente ha dovuto mutare sostanzialmente con un padre benevolo per poter avere successo dal punto di vista commerciale, ma il problema è che le devastazioni, almeno di quello che è stato un bombardamento ulteriore, massiccio in termini di quantità, non massiccio in termini di qualità, dell'altro passaggio della cometa, evidentemente dovevano essere legati, tutte le devastazioni dovevano essere legate a qualcosa che sta sottoterra, quindi ai demoni. Bisognava creare una certa quantità di demoni per poter giustificare sia il cambiamento di un Dio buono che oramai non giustificava più nulla, ok, di tutto quello che poteva avvenire. Il cielo, del resto, veniva considerato invece completamente immutabile, no? La rappresentazione di quello che è una severità totale a quelli che sono gli albori della scienza. La supernova che si è sviluppata nel 1045 è la rappresentazione esatta di questo. Non c'è sostanzialmente un racconto singolo in epoca protocristiana o poi cristiana di quello che poteva essere un oggetto perturbante nel cielo. Lo stesso Isaac Newton era riluttante ad accettare la scoperta che era stata fatta da Halley di una cometa su un'orbita intersecante a quella della Terra. Perché questo che cosa poteva significare? Quello che abbiamo visto finora, ragazzi. Tutta una serie di impatti, o grossi o ripetuti, ok? In ambito di 1500-1600 anni, ogni 1500-1600 anni, che può portare allo sviluppo o alla decadenza di un'intera cultura, di un'intera religione. Questo è fondamentale e finiamo questa sera con il cosiddetto declino della caduta, insomma la caduta dell'impero romano, che viene descritto in maniera varia, ma in particolare noi andiamo a mettere il punto su quelli che sono i racconti relativi a circa il 530, 550 e il 570 d.C. sotto il regno di Giustiniano. Ogni anno veniva segnalato una quantità di terremoti incredibile. Ora ragazzi, noi abbiamo un certo tipo di rappresentazione di quello che è il mondo moderno, ok, in termini sismici. Ci sono purtroppo parecchi terremoti, ma non ci sono degli sciami sismici che durino 50 anni in maniera diffusa all'interno di un territorio grande come quello controllato dai romani. Se invece ci fossero tutta una serie di cadute, di frammenti meteorici che vanno a impattare su un terreno estremamente largo, beh, allora questo giustificherebbe anche i racconti che riguardano il periodo di Giustiniano e tutti questi tremori del terreno, tipo quello di Costantinopoli che durò per 40 giorni di seguito. Altrimenti è molto 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 difficile spiegare, sia con la scienza di oggi sia addirittura con quelle che sono le rappresentazioni eventualmente alieniste, questo tipo di avvenimenti. Ne sono state dette tantissime relative alla caduta dell'impero romano: avvelenamento da piombo nell'acqua, politiche economiche sbagliate, aggressione da parte di individui più adattati alla guerra. Insomma, ragazzi, nella realtà dei fatti, nel 529, durante il regno di Giustiniano, tutte le parti in cui i romani comandavano, che erano piene di foreste, si infuocarono. Ok, mentre le zone in cui Maometto, che fondò l'Islam, che da quel giorno in poi andrò a crescere, sta crescendo ancora oggi, sostanzialmente erano zone desertificate e quindi fondamentalmente il bombardamento poteva essere stato decisamente molto 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 meno efficace rispetto a quello che è stato sull'impero romano, probabilmente provocandone anche la sua decadenza. Quindi ragazzi, le tesi di Fred Hoyle, io vi rifaccio rivedere quella che è la slide che vi ho creato: dal 10.700, con un impatto di un enorme bolide che pone
la fine all'era glaciale fino a quello che stiamo aspettando in termini di un impatto in scala ridotta, ma comunque visibile fra il 2050 e il 2070, hanno tutte queste date, hanno tutte la stessa distanza, guarda caso, di circa 1600 anni e tutte hanno un riferimento a quello che è un evento fondamentale della storia dell'uomo. È veramente, sarebbe assolutamente antiscientifico, ma anche stupido in termini di accoglienza di qualsiasi altra tesi dal punto di vista alienista, considerare che questa, come dire, periodicità sia semplicemente un caso, perché dall'inizio, dallo scioglimento dell'era glaciale, quindi all'inizio di quella che è la modernità dell'essere umano, fino al prossimo impatto che stiamo attendendo, secondo Fred Hoyle, tutti questi eventi, impatti minori, mammut, un secondo impatto maggiore, era glaciale, pian piano non ci sono più grossi pezzi, ce ne sono tanti piccoli che bombardano periodicamente il pianeta Terra, fusione spontanea dei metalli e quindi giustificata utilizzo del rame in tanti posti diversi del mondo e non semplicemente la teoria del da un posto solo è stata esportata l'utilizzo dei metalli. Nelle regioni omeriche che avevano tanta paura di andare in mare perché il mare era letteralmente per 30 anni bombardato da tanti meteoroidi. La fine della dinastia egizia, probabilmente con un pezzo un pochettino più grosso che è caduto, la costruzione delle piramidi e l'origine del giudaismo che va a recuperare l'immagine di un Dio solo. Le visioni bibliche che abbiamo visto essere legate a questo tipo di periodicità, così come il declino dell'impero romano e quella serie di terremoti che continui hanno sconquassato quello che era il regno di Giustiniano fino all'origine degli Islam, con una quantità sostanzialmente di terremoti, ripeto, che potrebbero essere giustificati in maniera evidente semplicemente da un bombardamento eccezionale di meteoroidi e quindi dalla fine della coda con pezzi sempre più piccoli. Alla fine della puntata di stasera io dico semplicemente una cosa: siamo fondamentalmente fortunati, molto fortunati, a considerare il fatto che probabilmente i frammenti più grossi sono già caduti, ok? E sono quelli che hanno dato origine alle religioni più dure, monoteiste, in confronto alle piogge di frammenti più piccoli, che sono quelle che invece hanno tendenzialmente creato, sia per una visione in cielo, sia per quella che è la volontà di andare a unirsi al Pantheon delle esplosioni celesti, i capi, ok, delle religioni invece che avevano appunto un Pantheon. Sicuramente la periodicità e la possibilità di essere intersecati in termini orbitali da una cometa, l'abbiamo visto con la cometa di Halley, e questa tempistica è veramente, veramente, veramente molto consistente per non essere presa in considerazione. Io per questa sera vi saluto, abbiamo fatto un pochettino più lungo, ma è stata una puntata decisamente interessante, anche perché comunque le tesi di Fred Hoyle sono qualcosa di sconvolgente e vanno prese in considerazione. Vi rimando alla settimana prossima con quella che sarà la nuova puntata, anzi prima avremo un sondaggio e poi avremo una nuova puntata di Cinepatia martedì con il cinema, grande cinema di Crack a Parte. Poi vedremo settimana prossima. Ho idea di voler fare una nuova incursione nel crimine, che è un po' di tempo che non me ne occupo, però sempre in maniera ovviamente socialmente rilevante, fedele all'informazione e all'intrattenimento, sempre politically correct, mai. Un bacio da Teo Crack a Parte. Ciao ciao, buona serata.